amici di Fano TV, in questa domenica diamo ampio spazio e visibilità alla CIA, acronimo per Confederazione Italiana Agricoltori. Andiamo subito a conoscere i protagonisti, quindi seguiteci. Siamo con la presidente CIA perché il 40% delle aziende agricole del territorio è donna. Beh, grazie Maria Elena, ma diciamo non solo donna, abbiamo anche la presenza maschile, ma diciamo che con 3.300 aziende in tutta la provincia di Pesaro ne abbiamo di diverse, dalle aziende vitivinicole, dalle aziende cerealicole, dalla zootecnia, dalle aziende di frutta e verdura, quindi abbiamo una vasta varietà di aziende che poi vedremo anche in questa manifestazione. E quindi ci sono tanti stand nell'ambito di Sapori e Aromi con la griff, la chiamiamo così, CIA, con il marchio CIA. Beh, CIA, diciamo CIA è storica nel territorio, come non so, anche Sapore Aromi d'autunno, 34esima edizione, non so Maria Elena, ti ricordi quando eravamo ragazzine e sotto il campanile della chiesa c'erano i primi stand, e quindi ora noi portiamo avanti la tradizione, facciamo vedere il territorio e promuoviamo le nostre aziende agricole, anche grazie alla Camera di Commercio che ci ha sostenuto e ci sostiene in questa iniziativa. Quindi prodotti della tradizione, le tipicità, le eccellenze che adesso insomma andremo a conoscere visitando i vari stand. Andiamo a conoscere allora un altro membro della CIA e oggi insomma è una giornata davvero importante, un appuntamento speciale. Sì, siamo molto contenti perché ha ripreso proprio il grande stile dopo il Covid e ci sono molte nostre aziende che partecipano oggi a questa bellissima giornata e siamo presenti quest'anno anche noi con il tavolo istituzionale e ci fa molto piacere presentare i prodotti delle nostre aziende. E invitiamo tutti a venire a trovarci perché è importante il rapporto del cittadino consumatore con il proprio territorio, quindi vi aspettiamo numerosi, grazie. Conoscere ed incontrare gli amici della CIA e andiamo proprio all'azienda agricola Sergio Ferri, piccole ma preziose, concedimelo, produzioni locali. Ben trovato Sergio. Grazie, grazie. Allora, un'azienda agricola che è presente sul territorio da quanto tempo? Ma a dire la verità l'ho ereditata dai miei genitori, quindi è una cosa che si tramanda, è proprio il caso di dirlo, da padre in figlio. Io la gestisco da circa 12 anni. E nella tua piccola ma preziosa produzione locale che cosa possiamo trovare? Dunque, io ho un campo molto piccolino in cui faccio rotazione, quindi ogni anno ho un prodotto diverso. Quest'anno è stato l'anno dei ceci, l'anno prossimo sarà l'anno dell'orzo e poi ci sarà il mais e poi di nuovo leguminosa, cereale, mais e così via. Come sta andando questa prima giornata di Sapori e Aromi? Ma devo dire che l'entusiasmo c'è stato, specialmente il mattino quando c'è stata l'inaugurazione, ho visto tanta gente, apprezzano anche ciò che penso sia io che tutti gli altri vendiamo e penso che dopo di questa esperienza mi comprerò la Ferrari.
Allora, tornando alla tua produzione, questo mi hai detto è l'anno dei ceci, mi hanno incuriosito in modo particolare queste zucche, la zucca UFO. UFO. Che cos'è? Che cos'è? È una zucca che è edibile, quindi sì, ha una buccia un po' spessa, il sapore non è eccelso, è piuttosto, come si dice in gergo, delicata, sì, però è essenzialmente una zucca d'arredamento, quindi tu la tieni. Quando sono le feste natalizie se ne vendono molte perché ci fanno i centrotavola. Bene. È chiamata zucca disco, disco volante, sì, o io la chiamo zucca UFO, così abbrevio un po' la cosa. Bene, vedo anche dei prodotti finiti e anche questi sono opera tua? Sì, è sempre tutto molto molto piccolo, per esempio le mie marmellate sono di mela d'agosto, che è un frutto antico, e ho una sola pianta. Sì. Poi ho la marmellata di per Angelica, anche lì è una pianta eccezionale che ho messo anche sull'etichetta perché è una pianta che ha 60 anni, è una pianta quasi alta più della casa ed è un vero e proprio monumento verde. E poi via via le cose che riesco a fare io e che faccio fare su mia indicazione. Benissimo, questi per esempio sono cachi, sì, cachi al cioccolato che mi fa il maestro Cavazzoni, grandissimo pasticcere di Fano, lui fa il cioccolato artigianale, io gli do i cachi essiccati e quindi nascono questi cachi e cioccolato. Che delizia, vedo anche dei biscotti. Sì, quella è una ricetta di mamma, io poi ho la caratteristica di chiamare tutti i miei prodotti in fanese, queste infatti si chiamano le pastarelle de mamma, perché sono i biscotti che mamma mi faceva quando ero piccolo, con la ricetta chiaramente tramandata da nonna a mamma. E io l'ho arricchita, l'ho fatta un pochino più, diciamo, sfiziosa, perché dentro ho poi messo della marmellata di cachi. È molto bello tutto questo perché racconta una tradizione familiare in tutti i sensi, insomma ci sono anche dentro ad ogni ricetta secondo me degli aneddoti di vita personale, quindi è proprio il sapore di un vissuto, se lo possiamo tradurre. Assolutamente anche in questi termini. Sì, ti voglio anche dire, curiosità anche questa, che io mi firmo Sgaria. Ecco, ma un significato? Sì, è il soprannome della mia famiglia. Ah, ecco. Quindi quando cercavano mio padre non è che dicevano Ferri, dove sta Ferri? No, dove sta Sgariga, perché se dicevano dove sta Ferri nessuno lo conosceva. Bene, grazie, grazie, grazie Sergio, ci piace raccontare in questo caso la tua azienda perché è un po' la storia credo di ogni azienda agricola, perché è un modo per raccontare se stessi, portare avanti insomma la tradizione e avere delle piccole e preziose eccellenze. Grazie. Particolare allora anche alla CIA e a tutte le aziende agricole che ne fanno parte. Da parte nostra è tutto, vi auguro un buon proseguimento.